Eccoci ragazzi con la seconda parte della biografia di Margherita Hack, esploratrice delle stelle della collana I Grandissimi, scritto da Sara Rossi. Siete curiosi di sapere come evolve? Io sì. A 16 anni ero una bomba a orologeria, mi sentivo piena di energie che non sapevo come sfogare, una pentola che ribolle sul fuoco senza traboccare mai. Nel 1938, a 16 anni appunto, studiavo al Liceo Classico Galilei e mi allenavo alla società di atletica del Giglio Rosso. L'atletica mi salvava dallo scoppiare. Dopo un inizio drammatico con il lancio del peso, per cui ero davvero negata, mi ero cimentata con il salto in lungo, il salto in alto, la pallacanestro e il tennis. Anche se all'epoca fascista le parole straniere erano vietate, per cui dovevamo chiamarlo pallacorda. Saltare mi riusciva bene, ero lunga e magra come un lampione, ma più agguerrita di una tigre in caccia. Con le mie gambe scattanti, una volontà di ferro e la voglia di spaccare tutto, diventai campionessa sia nel salto in alto che nel salto in lungo. L'atletica mi faceva sentire libera, piena di coraggio, e finalmente avevo trovato un gruppetto di amici. Insieme trattenevamo il respiro in classe per paura di un'interrogazione, o sudavamo sul campo di atletica come se ogni allenamento fosse la gara della vita. Eravamo uniti, condividevamo tutto ciò che era importante, eravamo un noi e ci volevamo tanto bene. Nel 1938 una nuova legge fascista decise che i miei amici non lo erano più, che dovevo allontanarmi da loro, isolarli, trattarli come nemici, che noi non eravamo più noi, ma io e loro. Fu un evento talmente assurdo che mi lasciò intontita, come quando prendi una botta in testa e non ti ricordi più dove sei. Le leggi razziali, così le chiamavano, obbligavano gli italiani a isolare le persone di religione ebraica. Da un giorno all'altro la mia classe si svuotò perché tutti gli ebrei furono cacciati dalla scuola, alunni e professori. Da un giorno all'altro, non è un'impressione a caso, il giorno prima i miei compagni c'erano, il giorno dopo erano scomparsi, come svaniti. In quella classe semivuota, di fronte a un professore fascista che faceva finta di niente e continuava la sua lezione come se nulla fosse, capii che il fascismo non era un governo, ma un crimine. Fino a quel momento essere fascista era stato qualcosa che non mi riguardava. Adesso diventava un delitto di cui ero complice. Compresi finalmente la rabbia del mio babbo, quell'antifascismo che lo bruciava come una febbre. Da quel giorno e per sempre divenni un'antifascista agguerrita. Senza paura dissi che le leggi razziali erano una follia e che il fascismo era un morbo. I miei compagni fascisti mi denunciarono. Avrei dovuto essere espulsa da tutte le scuole d'Italia, ma alcuni miei professori erano segretamente antifascisti e si batterono per punirmi con una semplice sospensione. E così in qualche modo ottenni il permesso di sostenere l'esame di maturità. Però quell'esame non lo diedi mai. Il 10 giugno del 1940 l'Italia entrò in guerra, la seconda guerra mondiale, e allora tutti gli studenti furono promossi in gran fretta. Non c'era tempo di pensare agli esami, l'orrore della guerra era in arrivo e stava per spazzare via tutto il resto. Einstein sapeva di essere un genio fin da piccolo, si accorgeva di pensare cose che nessun altro pensava e guardava i suoi maestri con sufficienza, come se gli facessero perdere tempo. Mi piacerebbe dire che anche a me è successo così, ma la verità è che io ho scoperto il mio talento a poco. Non è stato uno scoppio improvviso, fuochi d'artificio, lampadine che si accendono, idee che spuntano come funghi d'autunno, no. È stata più una candela, una fiammella che lo studio ha acceso
e che ha cominciato a crepitare piano piano, poi sempre più calda e vivace, finché le fiamme si sono sollevate verso il cielo, più su, più ancora, là dove nessun'altra fiamma era arrivata mai, schioccando come fruste e incendiando tutto il resto in un grande focolaio di idee. Non sapevo che le stelle fossero il mio destino finché non ho cominciato a studiarle. Seduti sull'erba del giardino di casa mia, circondati da una nuvola di gatti, io e Aldo parlavamo dei nostri studi futuri. Ci eravamo appena fidanzati. Fisica? Aldo mi guardò da sotto in su. Ma tu leggi tantissimo, perché non ti iscrivi a lettere come me? Senti, ho provato a seguire una lezione e mi si è incastrata la mascella per gli sbadigli. Ma ti sarà capitato un professore bacucco, non sono tutti così. Poi la fisica è una materia che non sceglie nessuno. Aldo aveva ragione. Eppure, chissà perché, la fisica mi attirava. È una scienza che si basa tutta sulla natura, sugli esperimenti. A me piace osservare le cose e mi piace sperimentare, quindi mi sembra perfetta. Aldo fa spallucce. Ma se sei proprio convinta. Sono convinta. Fisica. All'inizio l'università fu difficile. Molto più faticoso di quanto pensassi. Curiosa come ero, mi stufavo delle lezioni, mi distraevo in continuazione e quando venivo interpellata dai professori cadevo dalle nuvole, scatenando le risate dei compagni. Non riuscivo mai a concentrarmi su una sola cosa. La mia mente sfrecciava qua e là come un criceto scappato dalla gabbia e non si fermava mai. Studiavo moltissimo da sola, a casa, ma in classe, che figure meschine, ero praticamente lo zimbello dei compagni. Eppure non dei professori. Perché anche se mi distraevo e venivo colta impreparata a lezione, quando veniva il momento di svolgere gli esercizi tutto cambiava. Riuscivo subito a capire cosa dovevo fare e scoprivo che non solo avevo imparato le teorie spiegate a lezione, ma ne sapevo inventare anche di mie, di nuove. A furia di saltabeccare tra un pensiero e l'altro, la mia mente era capace di associare tra loro cose lontane e diverse. E così, se tutti facevano un esercizio in un modo, io lo facevo in un altro. Originale e inaspettato, magari, però giusto. Quell'inizio, quell'anno, il corso partì con 80 studenti. Alla fine rimanemmo solo in 7. E di quei 7, con mio stesso stupore, io ero di gran lunga la migliore. Il mio incontro con l'astronomia avvenne per una ragione molto pratica. L'astronomia si studiava fuori dalle grigie aule universitarie. Io non vedevo l'ora di uscire di lì. L'osservatorio astronomico era un posto misterioso a vederlo dall'esterno. Sembrava un vecchio scatolone con una cupola come coperchio. Ma la cupola nascondeva un tesoro, un telescopio puntato verso il cielo, capace di spiare lo spazio più profondo. Persino gli antichi Maya, gli Egizi e i popoli preistorici avevano i loro osservatori, perché il cielo e le stelle hanno sempre affascinato gli uomini di ogni tempo e di ogni luogo. Certi osservatori sono giganteschi come quello di Monte Palomar in California e quello sovietico sul Caucaso. Altri sono più modesti ma suggestivi come l'osservatorio di Parigi o di Leida. Purtroppo il primo che vidi io di suggestivo non aveva un granché. L'osservatorio astrofisico di Arcetri era una catapecchia, con i muri scrostati e un odore di muffa che si appiccicava ai vestiti. Però mi piaceva lo stesso. Certo, le lezioni si tenevano in un'aula grande come un cioccolatino, ma la lavagna non era appesa al muro, era il ripiano di un grande tavolo e noi studenti seguivamo le lezioni proprio di fronte a quel tavolo, seduti su due file, a tu per tu con i professori. Insomma, era un posto diverso. Il direttore dell'osservatorio era Giorgio Abetti.
astrofisico di fama, assistito da Mario Gerolamo Fracastoro. Abetti e Fracastoro, questi nomi non li dimenticherò mai. Loro furono i primi a credere in me, a farmi scoprire quello che volevo diventare. Mi spiegarono che non esisteva solo l'astronomia, esisteva anche l'astrofisica. A quel tempo l'astronomia studiava principalmente il Sole, la stella più vistosa, fonte di energia e di vita sulla Terra. Va bene, chiedevo io, ma le altre stelle? Ecco, di loro si occupava l'astrofisica, una scienza moderna, ancora poco conosciuta, che nessuno insegnava perché nessuno era interessato a stelle lontane senza legami con la Terra. E invece quelle stelle aprivano le porte a un mondo nuovo. Pochi anni prima, nel 1924, l'astronomo Edwin Hubble aveva scoperto che la nostra galassia, la Via Lattea, era solo una tra centinaia di migliaia. Noi, grandi e potenti esseri umani, abitavamo un minuscolo scoglio nell'immenso oceano di quell'universo. Ora, il resto era tutto da esplorare, un mistero senza fine. E che rivelazione, che sfida affascinante! L'astrofisica non voleva fotografare l'universo come faceva l'astronomia, voleva capire come era fatto e chiedeva aiuto a tutte le scienze a disposizione, non solo la fisica, ma anche la chimica e la biologia. Era una scienza coraggiosa che cercava la risposta a domande epiche. Di cosa sono fatte le stelle? Perché si formano le galassie? Come nasce una stella? Cosa succede quando muore? Come e quando è nato l'universo? Cambiava tutto, tutto per me. Ora sì che lo studio diventava un'avventura e cominciai a considerare le stelle non più come oggetti da descrivere, ma come creature vive da conoscere, gli abitanti dell'universo, con i loro cuori pulsanti, le loro abitudini, i capricci, le trasformazioni. Erano tutte diverse, a volte imprevedibili, erano affascinanti e magnetiche, complesse. Avevo trovato il mio mondo, mi sentii come un'anatra vissuta in gabbia per anni che all'improvviso viene buttata in acqua e scopre perché è fatta così com'è. Ecco a cosa servivano le zampe palmate, a nuotare, non a camminare. Ecco perché quelle piume così corte e robuste, per galleggiare, non per volare. Ecco perché mi annoiavo ad ascoltare lezioni che parlavano di scoperte già fatte. Il mio talento non era indagare le cose che si vedevano già, era scoprire quelle ancora nascoste. Avevo capito chi ero e cosa volevo fare. Eccomi, sono io, Margherita Hack, astrofisica. Le guardo e le guardavano i nomadi nel deserto per trovare la via come non esistono, dove non esistono le strade. Le guardano i lupi quando ululano alla luna e i cervi quando sentono i lupi. Le guardano i re dalle terrazze dei castelli, i mendicanti dalla strada, i marinai dall'oceano e le guardavo io, chiusa nella cupola dell'osservatorio di Arcetri in un buio così profondo che dava le vertigini, con gli occhi fissi su un puntolino di luce lontano all'infinito. Così passavo tutto il mio tempo, osservavo le stelle, scrivevo quello che vedevo, prendevo le misure allo spazio profondo con la mia vecchia calcolatrice meccanica, registravo riflessioni, intuizioni e nuove domande. All'epoca non avevamo satelliti o sonde spaziali e neppure i computer, tutte le ricerche si facevano da terra, con i telescopi, le calcolatrici ed appunti scritti su carta. Imparare a usare il telescopio fu eccitante. Sapevo che le stelle erano lontanissime e che la luce che emettevano impiegava anche milioni di anni per raggiungere il mio occhio. Ciò che vedevo dal telescopio era accaduto prima che nascesse il primo essere umano. Ma la luce delle stelle poteva dirmi molto di più. Una stella è una palla di gas che brucia come miliardi e miliardi di caminetti. Quando qualcosa prende fuoco, la sua fiamma ha un colore particolare, unico. La luce di un fiammifero ha un colore diverso da quello di una candela. Un falò sulla spiaggia ha un colore diverso dalla fiamma di una banana flambée. E così
L'idrogeno, quando brucia, si può distinguere dall'ossigeno, dal fosforo, dall'elio. La luce stellare sembra bianca perché è molto brillante, ma guardando bene è possibile scoprire il suo vero colore, che va dal rosso al violetto, passando per tutti i colori dell'arcobaleno. È come avere davanti una torta. La luce bianca è la torta, i colori sono gli ingredienti. Scoprire che colore ha la luce di una stella significa scoprire i suoi segreti più intimi. E questa magia potentissima ha un nome: spettroscopia. Se siete curiosi, aspettate la prossima parte.